E beh, tutti ragazzi, qua Simon di Game United e oggi sono qui con un nuovo video. Allora, eccoci tornati quindi dopo un po', perché appunto, se non avete ancora capito, facciamo, ecco, cerchiamo di fare due video a testa, a settimana più o meno. Questo sarebbe il nostro obiettivo, anche se certe volte per vari impegni non ci riusciamo. Comunque, bando alle ciance, oggi siamo qui con un tutorial, quindi è il primo tutorial del canale. Non sono qui con un gameplay, perché appunto uno di voi, di un ragazzo che mi chiedeva di fare una copertina stile questa qui, che comunque non è perfetta. Ecco, ho qualche imprecisione qui sul volto di Del Neri, però comunque non è che avevo moltissimo tempo, ma comunque si voleva ispirare, ecco, su questo tipo di copertina. Allora, mi ha chiesto di farlo anche in un modo abbastanza semplice, perché molte volte esistono tutorial con Photoshop e quindi è difficile. Scusate anche un po' la voce. Iniziamo subito. Allora, per questo tutorial userò paint.net, che non ha niente a che fare con quell'altro Paint che esisteva, ma esiste tutt'oggi su vari computer, perché quello era veramente scandaloso. Questo, ragazzi, è molto 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 migliore. Quindi, dato che mi avete chiesto anche una cosa abbastanza semplice, oggi vedremo come fare questi tipi di copertina particolare appunto con Paint.net. Allora, prima di tutto dovete avere una copertina su cui partire. Ora io ho preso, possiamo anche togliere questa, ora io ho preso in considerazione questa qui del campo di PES, dove appunto ho tolto l'immagine di Del Neri, ma comunque, come potete vedere, ho preso uno stadio di PES. Ma voi comunque potete benissimo prendere un qualsiasi sfondo, quindi potete prendere anche una foto, che ne so, di una tizia nuda, potete fare quello che volete voi. E poi immagino che non vi volete accontentare, non lo so, se volete per esempio fare delle scritte semplicemente, qui avete il vostro, diciamo, la grandezza del testo, e qui potete scegliere il testo che, per esempio, io ho anche questo qui di Call of Duty, per esempio, che si può scaricare da internet. Ci sono vari tipi di font, per esempio quello che uso sempre è questo qui, ecco qua, di FIFA, il tipo di scrittura di FIFA. Quindi qui con questa immagine, quindi con la T, potremmo aggiungere il testo. Poi ci sono altre, diciamo, funzioni che io non uso sempre, per esempio, vabbè, la matita, il preleva colore, queste cose io non le uso. Ora vi dirò semplicemente quello che faccio io per fare le foto, mentre c'è, non so se sentite, ma questo è un motorino. Che rottura di coglioni. Ora prendiamo un'immagine PNG. Le immagini PNG si possono benissimo prendere su internet, sono immagini che non hanno uno sfondo. Ora vi farò vedere anche su internet. Appunto, se scriveremo macchina.png, questo sarà il risultato, ovvero tante macchine che apparentemente voi direte, vabbè, ma c'è uno sfondo bianco. Invece, se cliccherete, almeno dovrebbero essere coerenti, ecco, come vedete. Come vedete, dietro non avrà uno sfondo, quindi vi basterà fare semplicemente salvi immagine con nome e lo salverete come cazzo vorrete voi. Panda ci vede lungo, va bene? Mi raccomando, salva come PNG image. Poi andiamo sulla nostra su paint.net e ci apriamo appunto questa panda, questa splendida macchina. Supponiamo che diciamo la macchina, l'immagine non avrà uno sfondo, quindi voi andate su modifica, fate seleziona tutto, poi andate qui ragazzi su copia, quindi vedete che sarà selezionata tutta l'immagine, andate su copia, andate sul vostro sfondo, fate semplicemente modifica, incolli il nuovo livello ed ecco la vostra macchina. Vi ripeto, potete mettere un qualsiasi sfondo, poi ve la potete ingrandire, perdere anche un po', diciamo, si sgranerà, quindi vedrà un po' di qualità. Vedete, ecco, un attimo, ecco, farà schifo al cazzo, però potete fare quello che volete voi. Quindi mettete il vostro, diciamo, la nostra macchina. Poi mettiamo, ecco, io metto di solito le esplosioni, sai, perché rendono figo. Quindi solita operazione, modifica, seleziona tutto, fate su copia, andiamo sull'immagine, modifica, incolli nel nuovo livello. Ed ecco la nostra esplosione. Poi naturalmente, ragazzi, con qualche operazione un po' più complicata, che non sto qui a dirvi perché, ragazzi, ripeto, è un tutorial abbastanza semplice, si potranno anche sovrapporre le immagini. Poi facciamo che volete mettere anche un'altra esplosione qui, stessa cosa, modifica, incolla in un nuovo livello. Prenderete la vostra esplosione, la potete anche, come ho fatto con la macchina, rimpicciolire, fare la grandezza che vorrete voi. E mettiamo la nostra esplosione qua.
Ora prenderemo in considerazione un'immagine che avrà uno sfondo come quello appunto di The Neri, dove vedevate che c'erano delle imprecisioni. Scriveremo per esempio John Cena. Ora ragazzi, John Cena, diciamo, dove, se volete proprio importarla da qualche parte, e fate caso, anche se impossibile, non troverete appunto la, il PNG, vi prendete una qualsiasi immagine. Allora io prenderò questa qui, aspettiamo che si caricherà, salviamo immagine con nome e ce la salviamo sempre sul desktop. Tornati su paint.net, andiamo sempre ad aprire la nostra immagine e ci selezioniamo appunto John Cena. Ora la qualità ragazzi è scarsa, ma importiamo la nostra immagine e useremo bacchetta magica. Bacchetta magica appunto andrà a selezionare una parte, diciamo, dell'immagine che poi andremo a eliminare. Ora in questo caso potete anche scegliere la tolleranza, quel 50% è un po' esagerato, ecco, useremo il 31%. Poi prenderemo la gomma, oppure semplicemente, invece di prendere la gomma e cancellare tutto, basta fare cance e appunto cancellerà. Poi qui, come vedete, ci sono delle piccole imprecisioni che poi, diciamo, dopo andremo a togliere. Stessa cosa per quest'altra parte, però la tolleranza è troppo alta, quindi ecco qua, perfetto, cance. E naturalmente farà un po' schifo, come potete vedere, cioè ci sono tutte queste cose qui intorno, queste cose nere dell'immagine. Quindi ragazzi, dovrete zoomare tantissimo, mi sa, perché non è la prima volta che mi capita. Ecco, bello io e John Cena, e mi sa che dovete togliere tutto così e sarà una palla incredibile. Naturalmente con programmi più professionali come Photoshop queste operazioni non esisterà, cioè non sarà così complicato. Ora supponiamo che abbiamo completato la nostra immagine, avremo tolto tutte le nostre imperfezioni, andiamo su modifica, seleziona tutto, copia, andiamo sul nostro sfondo, modifica, incolla il nuovo livello. Diciamo le operazioni sono molto semplici, potremo mettere John Cena appunto sulla panda e sarà davvero molto carino mettere John Cena sulla macchina. Ecco qua, John Cena sulla macchina, quindi metà uomo, metà macchina. E facciamo che ora vogliamo aggiungere un testo. Come vedete, dopo aver incollato un'immagine, vedremo questi quadratini intorno all'immagine che abbiamo appena incollato. Quindi se proveremo a scrivere, ragazzi, non succederà, sarà tutto trasparente. Allora, cosa dovremmo fare? Dobbiamo andare su modifica, deseleziona. Fatto ciò, possiamo comunque scrivere con la nostra possiamo scrivere normalmente qualsiasi testo. Poi, se andiamo su colori, potete scegliere il vostro colore. Qui ci sono la tavolozza classica, ma comunque potete scegliere voi manualmente i colori che si trovano qui. Quindi diciamo che volete scrivere di rosa perché John Cena è cool, scrivete John Cena. Ecco, quindi questa sarà l'immagine. Ragazzi, ho messo pochissimo tempo e quindi il risultato è veramente scarso. Però naturalmente se mettete comunque l'impegno di edizione sarà potete compiere ottimi risultati. La stessa cosa che per me è successo con Del Neri, come vedete ci sono delle imprecisioni, perché comunque arrivate a un certo punto era diventato estenuante addirittura togliere tutti i pixellini. Quindi questo era il tutorial molto semplice su come usare paint.net, quindi creare delle immagini appunto facendo fotomontaggio e tutto, diciamo, nel modo più preciso. Niente, da Simon è tutto, vi lascerò un bel like, commentate qui sotto se il tutorial vi è servito. Vi invito anche ad aggiungere i preferiti di questo video, iscrivetevi al canale, e da Simon in Game United è tutto, bella!